Salve, sono Giuseppe Tortorella e vi voglio illustrare un'idea che ho avuto ultimamente. Per problemi di lunghezza di asta ho dovuto usare un'asta più lunga del normale e quindi, come tutti, ho dovuto mettere un O-ring. E mi sono accorto di una scomodità allucinante perché questo O-ring praticamente parte dalla mia lente e va a finire fino a dentro al filo e poi riportarlo indietro è un casino. Non solo è un casino, ma si può anche rompere, perdere e quindi praticamente diventa una scocciatura infinita. Che cosa ho pensato? Di creare un sistema molto più pratico e praticamente quasi eterno. Se adesso vedete bene, io che cosa ho fatto? Ho preso un pezzo di laccio emostatico, scotch per bloccarlo sull'asta, sarà 2 cm il pezzo di laccio emostatico, e l'effetto che cosa fa? Che questo pezzo non scorre più sull'asta, ma perché è bloccato dall'asta isolante. E che cosa succede? Quando sparo, questo pezzo di gomma va ad accavallarsi sull'elastico, cioè sullo scotch. E quindi che cosa succede? Che le alette si aprono normalmente, come si dovrebbero aprire ovviamente quando sparate con l'O-ring, solo che questo non scorre sull'asta e quando lo potete rimettere a posto basta fare così. E il gioco è fatto. Questo è un sistema semplicissimo che lo potete fare tutti perché è nastro isolante e laccio emostatico ve lo trovate in farmacia e non costa nulla. Con un pezzo di nastro di laccio emostatico potete fare forse 20 pezzi per i fucili e probabilmente ci sarà anche un sistema anche migliore di questo perché questa gomma del laccio emostatico non è eccezionale, durerà forse 6-7 mesi, non lo so, 5 mesi, non ho idea. Per adesso io ce l'ho da un mese, ho sparato tantissimi pesci e non ho avuto problemi anche su pesci molto grossi e sono riuscito a, cioè, passa anche nell'osso. La comodità di questo pezzo non è solamente il fatto che resta qui, che è già una grande cosa, ma è anche perché quando volete sfilare un pesce dall'asta non dovrete tenere più chiuse le alette per farlo ritornare all'interno del corpo, ma basta fare questa operazione qua, le alette si manterranno chiuse per i fatti loro e quindi praticamente non dovrete più mantenerle per farlo passare. Vabbè, questa è un'idea che penso vi piaccia, sicuramente semplice, costo zero e lo possiamo chiamare il Tortoring, il Loring Tortorella. Grazie, al prossimo tutorial.